Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un video un po' particolare. In questo video vi voglio mostrare uno dei miei garage. Voi direte: cazzo me ne frega a me del tuo garage? E vabbè, io ve lo voglio mostrare uguale. Niente, in questo garage è uno dei garage in cui, diciamo, sono più affezionato, che mi piace più di tutti. E ci sono dei veicoli personali, particolari, non personali, i veicoli sono tutti personali, quindi ci sono dei veicoli particolari come questa moto, per esempio. Questa moto è un po' particolare, no? Come state vedendo dai colori, un po' così. Questa moto è stata fatta da un modder, io la tengo molto cara, diciamo che mi piace tanto, anche perché ha dei colori molto vivi, molto accesi. Quindi niente, adesso passiamo al garage, anche se non me ne frega un cazzo, io voglio passare al garage e andiamo a vedere in questo garage che cosa c'è. Come state vedendo, ci sono tutte cose un pochino strane, tipo questa moto, che è, diciamo, identica a quella che avete visto fuori, sempre fatta da un hacker, da un modder, hacker, come volete chiamarlo. È molto particolare, no? È identica alla moto della polizia, o è identica alla moto a stelle e a strisce che si poteva comprare nel Independence Day, però è tutta cromata. Passiamo al prossimo veicolo, questa Sanchez, ragazzi. Questa Sanchez, che a prima vista può sembrare una moto normalissima, però se magari guardate meglio vi accorgerete che tanto normale non è. Diciamo è un motard. Un motard, che cos'è un motard? È una moto da fuoristrada con le ruote da strada. Come state vedendo, non è tutta questa particolarità, però è carina, è una cosa, diciamo, particolare da avere. Anche questa è una moto fatta da un hacker. Passiamo a un altro veicolo. Vedete questa jeepetta particolare con questo orsacchiotto davanti? Questa, ragazzi, è la Jeep di Trevor, che ho portato dalla storia in molte patch fa, diciamo. E questo orsacchiotto si fa, diciamo, si mette nella Jeep con una missione, insomma, che Trevor compie. Un altro pezzo, diciamo, particolare è questa Roosevelt, che a primo acchito qualcuno potrà dire: ah, ma che cosa c'è di particolare? Come, che cosa c'è di particolare? A parte il colore, che è bellissimo, ragazzi, però mancano le ruote di scorta, manca il baule, come avete potuto notare, e anche questa fatta da un hacker. Passiamo a quest'altro pezzo forte, ragazzi. Questo è un furgone, lo Slam Van dei Lost, che non si trova in nessuna parte nell'online, e questo è stato portato via da una missione, diciamo. E niente, sono riuscito a metterlo in garage. La particolarità di questo Slam Van è che non si vede l'interno. Se voi ci fate caso, non si vede l'interno, è molto particolare, però non ha un interno definito, ragazzi, non si vede un cazzo dentro, si vede tutto nero. Non è un gran furgone, però è bello da vedere, e quindi nulla. Adesso vi faccio vedere l'interno, e come potete vedere non si vede una ben amata minchia, si vede tutto nero, però nel contesto è figo. Questo in PS4 è più definito, si vede meglio questo furgone all'interno, però qui non si vede. Passiamo a un'altra auto, anche questa molto particolare. Perché? Perché è una Jester da gara, però con cromatura. Come state vedendo, ci sono delle scritte della classica Jester da gara, e anche questa fatta da un modder. Niente, anche questa è bellina come auto, molto carina, insomma. A me piace in particolar modo, però ecco, la cosa è che è rara, diciamo, no?
E poi ci sono delle auto un po' più comuni che possiamo incontrare in GTA, ovviamente diciamo che è un po' difficile incontrarle, però si incontrano. Allora, questa qui è la Ruiner che mi porto dietro da tanto tempo, con questi marmittoni tamarri coatti proprio, che quando comunque si accelera si vede proprio lo scoppiettio della marmitta. E poi qui abbiamo un Blazer, il Blazer, l'hot rod di Trevor, diciamo, che è molto particolare perché questo qui viene dalla storia, è diverso da quello che potete comprare online, per il semplice fatto che è fatto al computer. Questo l'ho fatto io al computer, lo portai sempre molte patch fa, e di particolare ha questo vetrino oscurato, un vetro nero fumo come si mette nelle auto, un vetro limousine che non si può mettere allo santo scalzo. Passiamo a quest'altro pezzo, ragazzi, questo è il classico, la Phoenix, come la chiamo io, il ferro da stiro, con questo alettone spaziale molto bella, un'auto che mi ha colpito molto, bella auto. E infine la pappa mobile, la macchina dei papponi oppure dei gangsta, diciamo un po' particolare anche questa, con questa ruota dietro. Bella auto da vedere, insomma, da tenere in garage, da collezionare, ragazzi. E niente, io ho fatto sto video così giusto per fare vedere qualche auto che avevo, qualcosa di particolare che avevo in garage, diciamo. Come ho già detto, voi mi direte: e sti cazzi non ce li metti? No, non ce li metto, perché il canale è il mio e quindi faccio i video che dico io. No, sto scherzando, ragazzi. Spero che il video comunque vi sia piaciuto e che comunque questi veicoli vi siano piaciuti. In caso si troverà un glitch per poter passare questi veicoli, se qualcuno vorrà qualcosa basterà chiederlo e vedremo che cosa si può fare. Per questo video è tutto, un saluto da me.